Ciao a tutti, ecco un altro video follow up. In questo caso vi vado ad aprire un sapone detergente intimo della Neutromed. Questo sapone è quello sensitive. Io ho provato nel tempo anche quello effetto freschezza, ora non mi ricordo come si chiama esattamente. Quello freschezza ha un odore molto da sanitario, diciamo. Ora questo vediamo com'è poi. Non mi ricordo il prezzo, ma era un prezzo contenuto, sarà stato intorno a €1, €1,20, una cosa del genere. L'ho comprato offerta all'Esselunga e niente, io prima di questo ho usato appunto quello con sempre Neutromed freschezza e prima ancora usavo quello della Lidl, della linea CN, non so come si pronuncia, all'aloe. Vi dico la verità, fra questi e quello CN, forse ho preferito quello CN, perché questi sono molto liquidi, mentre quello della CN è piuttosto denso. Mi piace anche l'odore, il profumo naturale dell'aloe, che trovo un pochino più naturale rispetto a questi, anche se tutti questi odori sono piuttosto delicati. Comunque, questo è appunto azione protettiva ipoallergenico a pH 4,5, è per pelli sensibili, dice ideale per pelli sensibili e delicate. E poi che cosa dice? Sono 250 ml. Gli ingredienti alle solite ve le fotografo o ve li scrivo nell'info box, perché tanto non ce la fate a leggerle con questa splendida macchinetta fotografica. Dice: Sensitive, specificatamente studiato per la protezione delicata delle pelli più sensibili. Racchiude nella sua formula ipoallergenica un complesso di 5 ingredienti dermoprotettivi con un complesso di pentanolo, acido lattico, glicerina, bisabololo, estratto di amamelis, rispetta il pH fisiologico delle tue parti intime, garantisce un'ottima tollerabilità anche per le pelli più sensibili. La sua formula ipoallergenica è ideale per prendersi cura della tua pelle sensibile, perché protegge e rispetta il tuo equilibrio intimo. Allora, ve lo vado ad aprire, è in una scatola di cartone piuttosto inutile. Questo è fatto appunto così, come tutti quelli Neutromed, c'è tutta la spiegazione dietro, ma non dice credo niente di più. E poi ha l'erogatore così. In questo caso l'odore è più delicato delle altre, è meno sanitario secondo me. Non so definire l'odore, però è molto comunque delicato, quindi credo che difficilmente dia noia. È un po' più femminile forse, se vogliamo proprio metterla così. E niente, poi lo provo e vi faccio sapere. Ciao! Ciao a tutti! Allora, oggi vi parlo di questo prodotto che è finito. E praticamente questo è Neutromed Sensitive. Vi posso dire che dopo aver finito l'intera boccetta, le mie opinioni su questo prodotto sono queste. Allora, la profumazione di questo prodotto è buona, a me piace, è un odore di detergente intimo, però gradevole. L'altra profumazione che è fresh o qualcosa del genere, per esempio, mi piace meno fra le due, perché è un po' più sanitaria. Questa invece è più secondo me gradevole, però questa è una questione di gusti. A livello di prodotto è un buon prodotto, a me è durato un paio di mesi credo questa bottiglietta. E detto questo, diciamo che come pregio ha un costo abbastanza limitato. Io l'avevo comprato offerta e credo di averlo pagato intorno a €1. È un buon prodotto, non dà assolutamente fastidio, è delicato. Come diciamo pecca secondo me,
Questo detergente è più liquido rispetto ad altri detergenti, quindi tende a consumarsi più velocemente, anche perché appunto l'erogatore è fatto come un classico erogatore da detergente, quindi quando voi lo andate a versare, essendo abbastanza liquido, tende a uscirne un bel po', forse un po' troppo, c'è cioè un po' di spreco, mentre per esempio quando io usavo quello della Lidl, quello della Shein, che aveva l'erogatore fatto a pompetta, quello è molto più dosabile, secondo me come erogatore in generale per i saponi mi piace di più e era anche più denso come consistenza, quindi tra i due mi piace più quello in generale. Questo come pregio è il fatto appunto di avere un buon odore molto delicato e essere molto delicato sia come odore che come prodotto. E niente, sostanzialmente sicuramente un prodotto che potrei ricomprare, che consiglio, considerando insomma i vantaggi rispetto agli svantaggi. E niente, direi che con questo è tutto, non mi viene in mente altro da dire su questo prodotto in questo momento. Vi mando un saluto, ciao!